Non ci saranno Bocic e Balzano per la partita di domani con il Pisa, pesa l'assenza del difensore, ma Allegrottaglie non dovrebbe derogare dal 4-4-2 visto sabato, ipotesi Zappa quarto di difesa, davanti a lui Clemenza. Senza Balzano ovviamente io non ho un altro terzino di ruolo che mi possa sostituire Balzano, quindi cercherò di trovare qualcosa che si avvicini un po' alla prima gara, quindi potrei anche abbassare Zappa, ma allo stesso tempo non voglio perdere Zappa di là. È un po' un gioco strano, ma devo capire, siccome ci sono due partite in una, molto probabilmente inizierò in un modo e finirò in un altro, e cercare di mettere un altro davanti che mi possa fare il lavoro in ampiezza o tra le linee per poi dare spazio a Zappa. Potrebbe essere Clemenza. Pisa di D'Angelo che a Salerno ha impressionato sfiorando il colpaccio. Io mi aspetto un Pisa sicuramente diverso, che ti concederà molto meno rispetto alla Juve stabile, anche per caratteristiche, per sistema, per come interpretano la gara. È una squadra molto più di categoria da quello che ho visto, una squadra che sta lì. Ho visto sicuramente una squadra che è la Salernitana, che ha dato l'impressione di non essere, ecco, sul piano fisico alla pari del Pisa. Quello sì, Pisa l'ho visto molto più in palla, molto più brillante, molto più frizzante, e quindi secondo me la nostra gara sarà pari, partirà alla pari da quel punto di vista, e come ho detto anche la settimana scorsa, vincerà chi sbaglierà di meno. L'Arena Garibaldi è un campo tabù e il Pescara quest'anno in trasferta non ha mai pareggiato. Le Grottaglie non firma per il segno X, ma aggiunge: in effetti io faccio fatica a pareggiare. Anche in primavera mi è successa la stessa cosa. Quindi o vinco o perdo. Preferisco più vincere una partita, perdere una in più, anche se mi scoccia perdere, che pareggiarne altre, poi magari con una vittoria è meglio che fare due pareggi. Quindi quello sì, per una questione di punti. Però il pareggio non lo dobbiamo mai prendere come una cosa negativa. Ogni tanto, quando non si può vincere, dico sempre, una squadra furba, esperta e saggia porta a casa anche un punto. Su margini di crescita e prospettive, le Grottaglie la vede così. Domani il margine di crescita, secondo me il 20-30% c'è ancora di crescita, considerando che ci sono 9 partite. Secondo me noi siamo una mina vagante. Se riusciamo a fare subito questi punti che ci servono per metterci a posto, io credo che noi potremmo venire fuori con l'entusiasmo, perché sappiamo giocare a calcio. Facciamo subito questi 7 punti che mancano, poi cominciamo a pensarci.